Il derby più discusso dell'autunno? Ma quale Inter Milan? È IRPEF-IRAP, 8 miliardi sul tavolo. È countdown per il via libera alla legge di bilancio. Ecco i quattro motivi per cui quest'autunno si continua a parlare di tasse. Il primo e più ovvio è che il governo Draghi ha avviato in legge di bilancio una riforma del sistema fiscale, che va nella direzione di un taglio delle tasse. L'operazione al momento non ha contorni definiti, l'unica certezza è che il governo vuole correggere il sistema. L'intento è presentare un emendamento alla manovra nel passaggio della legge di bilancio in Senato, non c'è quindi molto tempo. Ma veniamo alla questione centrale, punto numero 2, gli squilibri delle tasse. L'IRPEF, l'imposta sui redditi delle persone fisiche, la pagano in pochi. Fate conto che a pagare più del 71% della tassa sono appena il 21,18% dei contribuenti italiani. E serve a poco. Il report di Itinerari Previdenziali la definisce un'imposta neppure sufficiente a coprire la spesa per le principali funzioni di welfare. IRPEF no good, ma andiamo oltre. Prof, come funziona il nostro sistema di tassazione e in che senso è progressivo? La progressività può essere realizzata con scaglioni di reddito, detrazione d'imposta oppure deduzione dall'imponibile e la nostra IRPEF utilizza tutti questi tre strumenti sul reddito complessivo però che è per l'80% reddito di lavoro dipendente. Quindi gli unici redditi che vengono tassati in maniera progressiva sono i redditi di lavoro, mentre la maggior parte degli altri redditi sono esclusi dalla progressività. Ok, l'avete sentito, ci sono delle storture, chiamiamole così, a cui bisogna porre rimedio, ma niente alibi. Punto 3. La stortura mostruosa in tema fiscale in Italia si chiama evasione. Un numero? Ogni 100 euro versati all'erario da cittadini e imprese, 15 restano nei portafogli dei fantasmi del fisco. È tantissimo. Ma come si può intervenire per riformare la tassazione? Abbiamo bisogno di una riforma complessiva che tocchi diversi aspetti del sistema tributario, dalla tassazione personale a quella indiretta alla tassazione d'impresa. Questa è la strada che peraltro ha imboccato la delega fiscale. Occorrerebbe ridurre la tassazione sul fattore lavoro, eliminare i salti di aliquota che ci sono nell'IRPEF a cui sono associati i forti disincentivi e soprattutto limitare fortemente gli spazi di elusione ed evasione fiscale. Col tema numero 4 andiamo sul tecnico, si parla di coperture. Ascoltate bene, parlo piano. La proposta è di tagliare l'aliquota del 38% che si applica ai redditi tra i 28.000 e i 55.000 euro. Un'operazione che costa circa 1 miliardo per ogni punto percentuale, ok? La stessa operazione sull'aliquota del 27% pagata da chi ha i redditi tra i 15.000 e i 28.000 euro ha un costo doppio rispetto alla prima. E c'è anche una terza possibilità, eliminare l'IRAP, quindi la tassa pagata da società di persone e ditte individuali, operazione che avrebbe un costo pari a 2 miliardi di euro. Pagare meno tasse è un'idea che piace a tutti. Valutare costi e benefici invece suscita dibattiti ed è complesso. È un derby tiratissimo, ma abbiamo un buon arbitro. Dirige il signor Draghi da Palazzo Chigi.